entriamo da Supreme e vedremo qualcosa. Quindi quanto costerà questa secondo te? 600. Se indovini il prezzo di questa Maserati te la compro. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io. Oggi siamo con un nuovo vlog, ragazzuoli. Ecco qui, è già arrivato Uber. Volevo fare l'intro, ora dov'è? Devo trovare la macchina. In poche parole, noi stiamo andando a far shopping. Stiamo andando a Meros, che è la zona dove si fa shopping. Volevo spiegarvi più o meno il video di oggi. Allora, la macchina dovrebbe essere lì da qualche parte. Andiamo. La cosa bella è che qui Uber arriva in un minuto e paghi la metà della metà della metà della metà che paghi in Italia. Ecco, l'ho vista la macchina, perfetto. Quindi, meno male. In poche parole, centri te il video, amore, perché ogni volta che indovini un prezzo di un prodotto te lo comprerò, ci stai? Però deve essere perfetto, cioè vabbè, perfetto nel senso ti puoi avvicinare. Sì, ma ok, il prezzo è giusto. Sì, ma io più che altro questa idea mi è venuta perché stavo guardando. Ciao, sono io. Ehi, dobbiamo trovare quello di Uber. Comunque no, la cosa è, questa idea mi è venuta vedendo How I Met Your Mother, che è una serie che io amo. Se non l'avete vista andate a vedere, dove in poche parole Barney fa sta cosa, il prezzo è giusto e deve indovinare il prezzo. E quindi ho detto boh, facciamola anche noi. Ti piace come idea? Perfetto, la rifaremo. Adesso andremo a Meros, dove ci stanno Supreme e molti altri negozi così di streetwear. E niente, speriamo bene. Comunque, ehi, eccomi, sono arrivato. Ok ragazzuoli, siamo appena arrivati a Meros. Abbiamo appena incontrato il Turbus, perché sto girando sopra il Turbus. Perfetto, era azzurro, noi ce l'avevamo giallo per il videoclip. Sono arrivato davanti a Supreme. Io volevo passare a Supreme perché oltre a comprare delle cose per me, potevo magari far indovinare il prezzo anche a Ross. Però no, ovviamente il capo ha deciso che Supreme andrà dopo, perché adesso dobbiamo andare da Ballskills. E quindi niente, vediamo. Se indovina il prezzo glielo compro. Ovviamente devo stare attento perché secondo me proverà a rubare, nel senso potrà prima vedere il prezzo e poi dire oh, costa un tot. Regà, noi entriamo, c'è la musica altissima. Vediamo qui la nostra rossa all'azione. Allora, perfetto, ex girlfriend. Ex girlfriend. Allora, vediamo, vediamo. Quanto costa secondo te questo? 40 dollari. 40 dollari? Ah, 38. Ah, non ti piace? No. Ah, ok, allora non lo puoi prendere. Le regole sono che puoi sbagliare di qualche dollaro, non di tantissimo. Ah, questo ti piace? Ah, no, ecco. Io. Ok, quanto costa? Prova a indovinare. 35 dollari. Dove sto scritto? È gratis forse. Qui non... ecco. Quanto è? 35 dollari. Non ci credo. Sì. Non ci credo. Sì. Secondo me l'hai visto. No. L'hai visto? No, tu sei un fenomeno. Vabbè, te lo puoi prendere questo. Tieni, dai, è bellissimo. Vabbè, quando sceglierà un vestito bello se lo potrà prendere. Siamo usciti adesso dal negozio e boh, non gli interessava nulla. Ha detto niente di... vediamo altre cose, perché questa via qui a Meros ci sono negozi molto fighi, veramente tanti. E quindi giustamente ha detto lo cercherò di contenermi e prendere solo le cose che sono veramente fighe, perché ovviamente cioè pago tutto io. Quindi dai regà, per favore. Adesso siamo qui fuori da Supreme. Io comunque qualcosa me lo comprerò, te non lo so. Entriamo da Supreme e vedremo qualcosa. Usciamo arrabbiati e indignati. Non c'era, è stato un flop, non c'era niente. Ma perché, no, perché oggi poi è martedì, il drop è stato giovedì, quindi posso capirli. Diciamo che c'era qualcosa di carino, però comunque a me non piaceva niente. Anche lei ha detto niente di interessante, quindi adesso vedremo altri negozi e magari pure se spenderemo qualcosina in più, almeno per cose più fighe e che sono diciamo in resell, è molto meglio. Che ti piacciono questi occhiali? Quanto costano secondo te? Vedi, 750 euro. Mo glielo vado a chiedere. Se sono 750 euro te li compro. No, non... Ma è bello, amore. Quanto costa il cagnolino? È un amore, non è un prezzo. Che amore, bello. Giusto. E ecco qui, cioè tipo entriamo qui dentro e vediamo. Io l'unica cosa che volevo comprarmi e magari ripasserò a comprarmi era lo zaino. Però non mi attirava tantissimo. Ci stanno modelli migliori di zaino. Adesso entriamo qua dentro e vediamo. Io intanto mi sto comprando questa felpa. Mi piace molto, cioè la cercavo un botto in Italia, però non ci sta a Milano. Ho cercato tutti i siti di resell, cioè tutti i negozi di resell, non c'era. E amore, entri. Intanto c'ho la magliettina sotto, non si deve vedere. Ehi, adesso facciamo vedere al rosso. A me piace tantissimo e la voglio. Mi ci devo abbinare anche un paio di pantaloncini o pantaloni, però devo trovarli. Che ne pensi? Che ne pensi? A me piace. Sì. Sono figa. Aha. Figa. E ok, ti hai preso questa? No, devo vedere se mi sta. Ok, quanto è il prezzo? Boh, secondo me 5 euro. No, dato che è più figa penso. Perché, vabbè, però non vale. Anche io ti ho detto il prezzo di questa. Quindi quanto costerà questa secondo te? 600. 600, l'ha visto. Secondo me ha rubato. No, non è vero. Ha rubato, di la verità. No.
Cioè, di che non hai visto il prezzo, dai. L'hai presa senza vedere il prezzo, dimmi la verità. Che grande, mi hai rubato 600 dollari. No, ti sta benissimo, così te la rubo anche io a volte. Sto prendendo anche i pantaloncini per abbinarli. E ci sta. Muore, questa è troppo piccola questa, no? Mm. Boh, ma questa è L. S. Prendi la M, no? Non ce l'ha, solo la S di suo colore. No, no, non la prende. No, non la prende, non la prende. Almeno ha risparmiato i soldi, sì. Però no, di la verità, adesso che non te la prendi, avevi già visto il prezzo? No, amore, ho fatto due calcoli, perché se questa qui che è tipo classica costa 500, che me l'avevi detto, quella un pochino più particolare costava 100 euro in più, secondo me. Secondo me ha rubato, raga. Però ci facciamo finta niente, tanto non la prenderà. Comunque il rosso continua a cercare, questa è molto bella. Che figa, questa è metà rosa, metà... Non vedere, quanto costa? 600. Vediamo. 5,50. Vabbè, no, 5,50. Ti ho detto 600. Non ci credo. Non ci credo. Cioè, è 600 perché hai presa L. L'altra era S, era 5,50. Cioè, dai, per favore. Te l'hai azzeccato. Io non ci posso credere. Non ci posso credere. Vabbè, l'unica cosa buona è che te la compro solo perché poi me la ruberò anche io. Ok? A volte, posso? Bene. Che pizza, raga. Io basta, dopo questo video. Cioè, amore, se domani dobbiamo andare all'Universal Studio, soffri te, per favore. Per favore. Cioè, perché nel senso, già ho perso 600 per questa felpa, raga. Io non ci posso credere. E la cosa bella è che mi voglio comprare lo Zaino Supreme, però mi piace così tanto Bape, che mi sa mi comprerò lo Zaino Bape. Cioè, io non riesco a capire. C'era la felpa S e costava 550. Lei ha detto 600. Ha detto, ah, che bello. Così non la prende. Poi ha preso e la L costava di più. Cioè, proprio quando si dice sfiga. Comunque, no, molto più bella questa a parer mio. E volevo anche dirvi, adesso ce ne dovremmo andare via da Melrose perché costa tutto troppo. Davvero. Perché queste sono tutte cose reserve che costano troppo. Davvero. E io pensavo, ah, faccio un video lì dove compro le cose. Era meglio fare un video lì, tipo al supermercato. Cioè, al supermercato. Era meglio fare un video così al supermercato. Così ti compravo 10.000 cose, ma spendevo la metà di queste. Dai, le compro io, basta. No, no, cioè, lo compro io perché sto facendo il video. Però, 600 dollari legate. Siamo appena usciti, io ho preso le mie umili cose, il mio umile zaino, yeah! E i miei pantaloncini, la mia felpa, yeah! E ho preso anche la mia felpa, la sua felpa, che secondo me è molto figa. Infatti già gliel'ho detto appena stavo pagando, ho detto, amore, a volte te la ruberò. Come quella che c'è addosso, che era sì, mia. Come questa qui, perché è sua. Cioè, nel senso, ma non è colpa mia se lei si vuole prendere le cose oversize. Cioè, se ti prendi una cosa L, nel senso, me la posso mettere anche io, punto. Quindi, niente. Adesso io sto registrando camminando, mettendomi io lato negozio e lei lato strada, perché almeno non vede negozi. Non vedendo negozi non vede i prezzi, e non vedendo i prezzi non mi fa spendere soldi, giusto? Yeah. Adesso non so, faremo comunque un giro. Però, cioè, io non vedo niente, ma guardate, cioè, quante scarpe stanno qua dentro, troppe, come fai a non entrarci? Adesso comunque vedremo qualche altro negozio, perché adesso gireremo a destra e sarà una via ancora più lunga. E no, ok, si è messa lei a parte negozi, che grande. E speriamo veramente di non spendere tanto, perché già oltre ai miei vestiti e le mie cose ho speso 600 euro. Quindi per ora, ah, si è fermata, non so perché. Che? Di là cosa? Ah, vuoi vedere altri negozi? Ma non c'è la via di là, quella, ti ricordi? Ti fidi, è di qua. Ok, facciamo una cosa. Un vestito di scommessa. Dai, amore, no. Le ali d'angelo stanno là. Bene, lei vuole andare ai negozi. Niente, ha ricomandato lei stranamente. Mi raccomando, se siete uomini, manco metteteci a litigare, perché tanto dicono sempre le donne. Se siete donne, beate voi, cioè nel senso, va detto bene. Comunque è passato un quarto d'ora e dove stiamo andando? Guarda quel negozio, perché ho sbagliato strada. Ha sbagliato strada, indovinate chi aveva indovinato strada. Mi devi un vestito, mi devi un vestito gratis, perché avevo messo la mano, eh. Mi devi un vestito gratis. Cioè, raga, che ti do mezza felpa. No. Dai, no. È mia quella felpa, l'ho pagata mezza io. Felpa. Comunque avevo ragione, raga. Io ho detto, se siete uomini dai sempre ragione alle donne, però anche quando avete ragione voi. Comunque, camminando a caso, abbiamo trovato il posto perfetto per rosso. Cioè, guardate questo muro, metà nero e metà rosa, come i tuoi capelli. E niente, noi adesso continueremo a camminare per trovare un negozio. Ci sono 20 miliardi di posti fighissimi per fare le cose. Ok, a parte questo, stiamo cercando un negozio che lei sta cercando, però non so se lo troveremo mai. Comunque abbiamo fatto mezz'ora camminata per entrare in questo negozio tipo di trucchi. E niente, ma non hai già speso tipo 200 euro oggi di trucchi? Cioè, che tipo, prima di venire qua, prima di iniziare questo vlog, lei ha speso tipo 200 dollari di trucchi. E ora stiamo prendendo altri trucchi. Però la differenza è che questi li spendo io. Allora, quanto costa questo secondo te? Non vedere il prezzo? Quanto costa? Quanto costa? 30 dollari. E come si chiama? Cold paint. No, 18 dollari, mi dispiace. 18 dollari.
Ah, non te lo compro perché è $18. Ah, mi dispiace. Comunque, però non vale, che sta scritto qua e lo leggi. Te comunque bari, te bari. Prima è barato, ora non... t'ho visto e con l'occhio l'hai visto. Questo non lo puoi prendere. Non lo puoi prendere. No, non lo puoi prendere, è la regola. Ti compro tutto io, però basta e non sbirci e non bari. E poi che pizza, c'è una musica altissima qua. Ok, prova, prova. Oh, mi raccomando, non guarda il prezzo, No, no, dato sono giù. Mi piace tanto questo. Sotto la felpa stavo morendo di caldo. E vai, secondo me sta vedendo il prezzo in qualche modo. Quanto costa? Aspetta, fammi vedere. No, l'hai visto. No, perché da qui no. Si vede, da qui non si vede visto, il prezzo. Sto guardando in basso. Vai, quanto costa? 20? 20? 20 dollari. $14, non te lo compri. Dai, lo voglio, dai. Va bene, te la lascio passare. Però non puoi sbagliare, va bene. Ok, queste. Quanto queste costa questo? Tantissimo. Questo secondo me $24. $20. Se entro $5 puoi sbagliare. Però no, te stai vedendo questi. Entro $5 puoi sbagliare, okay. Dai, va benissimo. No, quello puoi prenderlo, dai. E fino a qui ci stiamo. Questa matita, lo sai, perché mi sembra molto luminosa. Vai, quanto? Vai, vai. Sbaglia, sbaglia. $10. Color slide. Ah, 15. Io avevo detto 10. E quindi puoi prenderlo. Dai. No, questa no, dai, prima te l'ho abbonata, per favore. Perché qua costano tutti uguali le cose. Vai, quanto costa? Dai, ma non vale, te fai questo e poi fai così per tutto il negozio. No. Dai. Dai. $25. 18. Ah, non lo prendi, mi dispiace. Come sei rimasta? Come sei rimasta? Vabbè, te lo compri con i soldi tuoi questo. Con i soldi tuoi, ma non con i miei. Questo? Vai, vediamo. E anche questo, secondo me. Allora, no, prima dillo uno e poi. Comunque, io sto facendo tutto il negozio. Cioè, qualcosa devo indovinare. Tutto il negozio. Ma che mi zotto questo? Lo rubi. Regà, lo sapete che lei ha rubato. Ah, ah, dai. No, però l'hai vista, sei tirato il tiro per vederlo. Dai, dai. $20. Vai, quella, hai visto? Dai, lo stai leggendo. $20. Strano, $18 e $16. Vabbè, allora questo sì e questo no. Da questo no e questo sì, ma però l'hai visto, non vale. Quanto dica correttore. Non ci credo, stai veramente facendo tutto il negozio. Cioè, io non so che fare. 40. Ok. 30. Ma questo come si chiama? Glossier. No, questo si chiama gloss. Questo 26. È invece di 40. Hai sbagliato. E questo qua 20, 18. Hai detto 20, hai detto. Vabbè, questo va bene, no, questo puoi prenderlo. Hai detto 20 e 18 in realtà. No, ho detto 30. Ho detto 20 e 30. Non lo prendi nel dubbio, cambi. Dai, prendi. Non lo prendi nel dubbio. Dai. Non lo prendi. 30. Andiamo avanti, non lo prendi nel dubbio. La cipria. La cipria. Oh, ma però te lo guardi, devi dire avanti, amore. Non vale, così lo guardi. Cipria costa 25. Vediamo. 35. Ah no, Wonder 2. No, qual è? Non lo sappiamo, non lo puoi prendere, mi dispiace. Mi dispiace, non lo prendi perché non lo sai. Mi dispiace, dai, basta. Dai. Non puoi fare con tutte le cose. Però non hai indovinato quasi niente. Ma che hai indovinato tre cose? Basta, basta. Puoi fare tutto questo bancone, facciamo. Tutto questo bancone fare. Cioè, le cose ti interessano. Questo. Ok, quant'è? Io l'ho letto. 20. 14, non lo puoi prendere. Ah, non lo puoi prendere, c'è scritto 14. Ma perché sto sbagliando tutto? E non è colpa mia, cioè nel senso non è cioè non è facile. Andiamocene. Hai perso. Vabbè, hai preso 3-4 cose. Oh, meglio di niente. Io volevo più cose. Vabbè, me le compro. Le altre cose le compro con i tuoi soldi, perfetto. Raga, io non ci credo. Cioè, tipo, siamo appena usciti dal negozio e io le ho comprato quanto? $40-50 sì, di cose. E il resto le ho comprate io. E ho comprato quasi tutto il negozio. $200, tranne, tipo. Tranne regà, tipo 5 cose, non ho preso tutto il negozio. Tutte le cose che ha sbagliato, poi è ripassato e ho detto lo compro. E io l'ho regalato invece solo 3-4 cose, adesso vabbè, non mi ricordo. Cioè comunque meglio, solo tra virgolette. Grazie. Vabbè, meglio di niente. Adesso non so, dovevo andare in guancia perché mi sono rimasto male che ti sto offrendo già troppe cose. Io forse voglio cambiare il colore della felpa. Ok. Poi cambiamo felpa. Secondo te ce lo cambio perché non mi piace tanto il colore. Boh, non lo so. Cioè, nel senso, tanto te l'ho regalata, cioè, capito? Però mi dispiace che me la potevo mettere anche io, invece ora sicuramente. Andiamo a cambiare allora felpa. Tanto decide sempre il capo, mi raccomando. Ritorniamo sempre sul discorso che lei decide. Se siete arrivati fino a questo momento, lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate con hashtag RosalbaCapo. Alla fine il capo sta cambiando felpa, la sta prendendo un'altra, cioè sta prendendo quella che si era provata prima, solo è stata troppo piccola. Però ha detto, sti cavoli, se è piccola è comunque più bella. Io intanto sto cercando altre cose perché sono molto fighe. Guardate, la cosa che mi piace è che i vestiti sono messi dentro questa pellicola per non farli rovinare, è una cosa molto figa. Niente, comunque io mi devo fermare perché sennò compro altre cose. E quindi niente, aspetta.
aspetto solo Ross che cambia felpa e poi magari tornerò a cercare altre cose in altri negozi. E capo, capo, fai vedere la nuova felpa, capo. Raga, non mi piace. Ha cambiato perché non mi piaceva, fortunatamente l'hanno lasciata cambiare. Perché sai, tipo, devi tranquillamente entrare e dire questa costa e dice il prezzo e te la dovevo dare praticamente. No, perché non sono cattiva, è già tanto quello però, che hai fatto. Ecco qui, ha cambiato felpa. Cioè, sinceramente non... Però se ho rosicato perché io non so se potrò ammettermela, però ci proverò. Però la cosa è che già, sinceramente, mi sento molto... Non voglio che mi compri le cose, poi va a finire che non me la mettevo, non è una cosa bella. Beh, ma le capo me la mettevo io, vabbè, però scialla, fa niente. Devo un regalo. Ok. Deciderò io però che tipo di regalo. Non si sa come, ma è uscito un sole assurdo, sto schiumando. Te non stai morendo caldo? Amore, io sto morendo di sete. Io pure ho una sete assurda, infatti adesso devo per forza fermarmi. Io Starbucks tipo. Ecco, ok, Starbucks. Oh, io so quanto costa la bevanda. Oh, quanto? Costa $4 la bevanda. Cosa? Strawberry refreshing water. Vediamo, controlliamo. $4 il grilled cheese che vorrei tanto in questo momento. Ah, ma in questo... Cioè, quindi mi stai veramente dicendo compramele te, in poche parole. È la tua, questa del video, non mia. Ok, perfetto. Adesso controllerò, controllerò, Anche se sono $3.99 non te lo prendo. No, eh? Perché avevamo $5 di... Non vale così. Ma non vale, regà. Vabbè. Tu. Ok, perfetto. E andiamo da Starbucks. Io mi metto a prendere un bicchiere d'acqua perché io volevo solo l'acqua e offro tutto a lei. Perfetto, regà, ho appena pagato da Starbucks. Abbiamo fatto una cosa troppo figa, abbiamo comprato. Vabbè, poi farò vedere dopo. Io ho dei capelli assurdi, osceni, perché c'è un sole assurdo, c'è un caldo assurdo e sto sudando. Ho preso l'acqua, ecco qua. Le cose che abbiamo comprato questi bicchieri, che sono riutilizzabili. Cioè non è il classico bicchiere Starbucks che prendi e butti, esatto. O anche la cannuccia, che è pure al contrario la cannuccia. Vabbè, non mi stai al contrario. Deve stare al contrario la cannuccia. Però praticamente ci può durare un anno, due anni e così via. E quindi niente inquinamento dell'oceano. Wow, quindi salute, metto questo bicchiere nello zaino con la cannuccia. E ogni volta dico ok, mettimelo qua dentro e poi basta che lo sciacqui. Cioè raga, costa 3 euro, puoi salvare la terra, quindi mi raccomando, fatelo. E anzi, mi è venuta un'idea. Presto uscirà sul canale vivo una settimana senza utilizzare la plastica, quindi mi raccomando, sarà tosta, ma proverò a farlo e niente, quindi aspettatevelo sul canale. Ora anche con la cannuccia al contrario che mi ha messo Ross, gustiamoci quest'acqua fredda perché sto morendo di caldo. Comunque ragazzuoli, noi abbiamo praticamente finito di fare shopping, adesso torneremo a casa perché noi a casa abbiamo la piscina, come avete ben visto, abbiamo anche la jacuzzi, quindi visto che fa un caldo assurdo ci faremo il bagno. Però ultima domanda, guarda qui, qui c'è una bella Maserati, amore. Se indovini il prezzo di questa Maserati te la compro. Dai, dai, alla pensa, 150.000 euro. Mi dispiace. Mi dispiace, non è, è meno. Ma, cioè, starà su, penso, ottantina, non più di 100.000 purtroppo. No, di più. Fidati, sta, la Maserati costa di meno. È la Lamborghini che ti va a costare 300 e passa 1.000. È la Ferrari che costa così. Quanto ho detto io. Allora dopo a casa controlliamo, ma fidati, è di meno. Comunque ragazzuoli, fortunatamente Ross è stanca, quindi stiamo tornando a casa. Sei soddisfatta dei regali tantissimo, di oggi? Tantissimo, grazie. Pure se potevi far di più, potevi far di noi più. Noi non voglio farti spendere troppi soldi, non è giusto. Diciamo che ne ho spesi un bel po', eh. Diciamo, però facciamo finta di niente. Dice così solo perché ha sbagliato qualche prezzo. Secondo me sotto sotto voleva anche la macchina. Comunque a parte questo, mi raccomando, consigliatemi nei commenti altri video da fare insieme alla mia ragazza. Consigliatemi altri video da fare qui a Los Angeles. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun vlog, perché ogni 3 giorni un nuovo video sul canale. In questo periodo usciranno tantissimi video a Los Angeles perché sto qui a Los Angeles, quindi registrerò tantissimo. Se questo vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al bello stesso family. Noi ci vediamo in un prossimo video. Baci cuccioli. Giovane bello Dorian Gray, tu giovane babbo Dorian Fake. A me frate fanno il ritratto, ehi, te sei una copia soltanto, ehi.